Arwen è così tanto differente nel film? Scopriamolo! Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Prima di iniziare con Arwen ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video tema tolkieniano come oggi, nerd e esoterismo. Allora, Arwen è così davvero tanto differente nel film? La prima cosa che mi viene da dire è che Arwen, la prima volta che ha visto Aragorn, sapeva già che avrebbe scelto una vita mortale. Lo dice proprio chiaramente: secondo me la mia scelta sarà come quella di Lúthien. E quindi la sua scelta definitiva avviene molto prima a Lothlórien e per di più avviene vedendo direttamente Aragorn, quindi prende la sua decisione definitiva parlando direttamente con Aragorn, mentre nel film la vediamo che parte verso i porti grigi ma poi con una visione cambia idea e ritorna a casa e avverte il padre che lei ha fatto la sua scelta. Un'altra cosa che è legata alla scelta di Arwen e che è differente sta nel fatto che Elrond non si oppone così tanto alla relazione tra lei e Aragorn. Nel primo momento nel libro vediamo che Elrond si oppone quando percepisce che Aragorn è innamorato di sua figlia. Gli dice chiaramente: io non cedo mia figlia a una persona che non è degna di lei. E quindi sprona Aragorn a essere degno di una persona di tale lignaggio e quindi parte. Anzi, la persona che era molto contraria alla relazione tra Aragorn e Arwen era la madre di Aragorn. Successivamente, quando Elrond viene a sapere che Arwen ha fatto la sua scelta definitiva, diciamo che non si oppone così tanto come lo vediamo nel film. Nel film percepiamo diverse opposizioni da parte di Elrond, anche se io personalmente, leggendo le appendici riguardanti la storia di Aragorn e Arwen, ho percepito una leggera seconda opposizione da parte di Elrond, ma è data dal fatto che è spinto dal dolore che prova nel doversi separare definitivamente dalla figlia. Quindi io ho percepito leggermente che Elrond gli dice: non voglio, in sintesi, che tu stai con mia figlia, non voglio vederla prendere una tale decisione di essere mortale, però capisco la sua decisione, non posso far nulla perché ormai lei ha scelto, quindi per me vi è solo sofferenza e dolore per questa scelta. Ho molto parafrasato a parole mie, però diciamo che ho percepito una leggera opposizione, anche se di fatto non è così netta come lo vediamo nel film, perché nel film vediamo che c'è un'opposizione di Elrond quando stanno lasciando per la prima volta Gran Burrone per partire per la missione. Quindi Elrond gli dice ad Aragorn di lasciar perdere sua figlia, di dimenticarla. Successivamente vediamo l'opposizione di Elrond con Arwen quando gli dice: ma non ho anch'io il tuo amore, quindi perché non parti per Valinor così ci rincontreremo poi lì e quindi tu potrai vivere una vita serena e lontano dal male. La terza opposizione la si percepisce, la si vede quando lei ritorna a Gran Burrone dopo essere in viaggio per i porti grigi. Lui gli continua a ripetere: guarda che non c'è speranza, però lei si ostina a dire: padre, ho fatto la mia scelta, per me c'è speranza, voglio restare con la persona che amo. Inoltre nel film vediamo che Aragorn è riluttante per il suo futuro, la sua speranza vacilla, cosa che nel libro è questa riluttanza verso il futuro e senza speranza è affidata alla madre di Aragorn. Perciò la figura di Arwen assume un ruolo di guida e fonte di speranza e di luce nella vita di Aragorn e quindi è anche il suo principale punto debole. Mentre nel libro Aragorn è spinto dal desiderio di essere degno di lei e di conquistare il suo amore e quindi lei diventa la sua forza e la sua determinazione. Ed è molto diverso, fa percepire due personaggi molto diversi
per quanto riguarda Aragorn. E dal fatto che Arwen sapeva già dalla prima volta che aveva visto Aragorn che avrebbe scelto una vita mortale, ci fa percepire un che di provvidenziale nei confronti del loro primo incontro. È come se il loro incontro fosse guidato dalla provvidenza per far sì che Aragorn potesse risanare la stirpe dei re, e quindi è un dono nei confronti di Aragorn per essere riuscito a sconfiggere e a resistere il male. Inoltre nel film Arwen è molto più introversa ed eterea, oltre che ad essere molto più guerriera, mentre nel libro ha una forza simile a quella di Galadriel, quindi è severa ma allo stesso tempo gentile e radiosa e anche molto saggia. Nel film la vediamo molto più coraggiosa, che porta in salvo Frodo a Gran Burrone e in quel preciso momento prega Eru per far sì che Frodo fosse salvato e quindi fa sì che lui potesse avere il suo posto a Valinor e poter partire per le Terre Immortali. Quindi lei intercede per Frodo parlando direttamente, pregando direttamente Eru. Mentre nel libro lei percepisce il dolore dilaniato di Frodo, il suo animo dilaniato, tramite la sua saggezza elfica, e quindi intercede per Frodo parlandone con Gandalf, e così gli viene concesso il permesso di partire per Valinor grazie a Gandalf e ai suoi contatti divini. Però dalle scelte che hanno fatto nel film, oltre ad aver omesso il personaggio di Goldfinger, che tutto sommato ci sta, perché così non hanno dovuto introdurre un ulteriore personaggio e spiegare chi fosse questo ulteriore personaggio, diciamo che non si percepisce la provvidenza che invece si percepisce nel libro, il fatto che lei sapesse già che avrebbe preso una vita mortale, avrebbe scelto una vita mortale. Ma la cosa leggermente più grave dalla scelta che hanno fatto, rappresentando in quel modo il dono di Arwen a Frodo, è il fatto che va a cozzare con il momento in cui lei parte verso i Porti Grigi sotto consiglio del padre, quando già aveva dato il suo, tra virgolette, biglietto a Frodo per le Terre Immortali. Quindi le due scene cozzano e praticamente si annullano, perdono significato. Probabilmente non ci avranno fatto caso, scommetto che non ci avranno fatto caso. Perché farci vedere che Arwen dona la sua grazia a Frodo per poi farci vedere che lei sta per dirigersi verso i Porti Grigi, quando tecnicamente lei la sua scelta l'aveva già fatta? Non ha senso, misteri. Inoltre, ai tempi era stata fatta una critica a Peter Jackson per via della sua decisione di dare troppo spessore alla relazione tra Aragorn e Arwen. A parer mio, è una critica senza alcun senso. Cioè, è una critica fatta soltanto per dare aria alla bocca, perché comunque per Tolkien era molto importante la relazione tra Aragorn e Arwen. Lo dice chiaramente nelle lettere. Sono molto importanti le scene tra Aragorn e Arwen e le ho dovute mettere negli appendici perché non c'era ulteriore posto per inserirle nel libro nel corso di tutta la vicenda. Però comunque il fatto che le ha inserite negli appendici non significa che hanno un'importanza minore. Anzi, il fatto che comunque sono state inserite vuol dire che una certa importanza lo assumono, no? E quindi a parer mio il fatto che Peter Jackson abbia deciso di introdurre la storia d'amore di Aragorn e di Arwen all'interno del film è stata comunque un'ottima scelta per onorare, diciamo, in qualche modo Tolkien per qualcosa che lui amava tanto e anche per avere un modo ulteriore per mostrare l'elficità e introdurre l'elfico, secondo me. E comunque, leggendo la storia d'amore tra Aragorn e Arwen, mi è sembrato di percepire l'amore travagliato tra il professore e Edith, soprattutto gli inizi, il fatto che loro non potevano stare assieme, c'erano complicanze sul fatto del poter riuscire a stare assieme. Inoltre ci fa percepire il peso dell'immortalità, tutta la sofferenza legata ad un amore verso una persona mortale e quindi tutti i travagli che possono esserci
per il loro amore pressoché impossibile, ma ci fa anche capire quanto può essere forte l'amore, che può superare qualsiasi ostacolo, non può essere ostacolato, e quindi ci fa capire che ogni cosa può essere vinta, anche se può sembrare insormontabile, anche se può sembrare impossibile da risolvere. E soprattutto col personaggio di Arwen ci fa capire che si può essere forti in qualsiasi modo, perché Arwen è un personaggio molto molto forte, perché non tutti riuscirebbero a prendere una tale decisione, rinunciare alla propria vita immortale e rinunciare a parte della propria famiglia per un amore così forte. È un personaggio molto 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 coraggioso e molto forte, quindi dovremmo tutti imparare ad essere un po' più come Arwen e non a sottovalutarla. E niente, con questo è tutto, spero che il video ti sia piaciuto e che ti abbia intrattenuto almeno un pochettino. Ovviamente fammi sapere la tua opinione nei commenti sotto, perché sono molto molto curiosa di sapere cosa ne pensi tu, se hai qualcosa da aggiungere, perché è davvero entusiasmante ed elettrizzante avere uno scambio di opinioni giusto per ampliare la nostra conoscenza. Ti ringrazio inoltre di essere giunto fin qui, di sostenere il canale iscrivendoti, lasciando like o commenti o condividendo il video, e inoltre accolgo a braccia aperte i nuovi iscritti al canale, vi ringrazio tanto tanto tanto, benvenuti nel clan, e ringrazio di cuore i miei mailing di Radio Brea e di Sentieri Tolkieniani che supportano il canale. Se non li conosci trovi il link in descrizione. E con questo è tutto, se ti va ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica ed elfica giornata. Ciao Mellon!